dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni e gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi». Ben ritrovati da Don Luca. Pensiamo a quanti segni generalmente attraversano le nostre giornate. Un abbraccio, un piccolo servizio, una disponibilità a perdere del tempo con qualcuno per ascoltarlo, magari in un momento difficile. Sono segni, ma che rivelano in realtà qualcosa di più, rivelano un tratto di noi. Facciamo fatica qualche volta a passare dal segno al senso. Eppure questo è il percorso che offre Gesù ai discepoli quella sera, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Offre un segno forte, quello della lavanda dei piedi, che scandalizza Pietro, poi aiuta a comprenderne il senso. Questa è una possibilità offerta a tutti noi, ogni volta che permettiamo al Signore di parlare al nostro cuore e di rivelarci il senso profondo che sostiene ogni singolo gesto. Sostiamo allora in ascolto del Vangelo a contemplare i movimenti di Gesù, così da coglierne tutta la profondità, ciò che sostiene quel gesto e lo orienta. Gesù, alzatosi da tavola, depose le vesti. Il vestito è simbolo della persona, racconta chi siamo. Quando vediamo una persona vestita in modo estremamente elegante, possiamo pensare che stia vivendo un momento di festa o che si tratti di un'occasione particolare. Tanto che quando siamo noi, i festeggiati, il vestito più bello è sicuramente il nostro. Il vestito racconta chi sono. Gesù depone le vesti. Non è un semplice cambio di abito, ma il fatto che la sua persona non è più al centro. Gesù si decentra, perché solo quando impariamo a decentrarci stiamo iniziando ad amare sul serio qualcuno. Potessimo allora deporre le vesti che ci mettono al centro, come quelle dell'arroganza, della presunzione o di quell'esercizio di potere che si trasforma in violenza e controllo sull'altro. Ed ecco il secondo movimento, prendere un asciugamano. C'è un altro vestito che Gesù sceglie di indossare, quasi a dirci che il vestito più bello, in quella sera così importante, è proprio l'asciugamano, o meglio il grembiule, l'abito di chi serve.
E se è vero che l'abito racconta chi sono, Gesù ci sta dicendo che Dio è colui che serve. E poi la lavanda dei piedi. All'epoca di Gesù chi lavava i piedi era il servo di casa ed era un gesto di cura, di ristoro. Pensate, dopo una giornata di cammino, come potevano essere quei piedi. Ma questo movimento Gesù lo suggerisce anche a noi. Anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Gli uni agli altri. Lavare i piedi di chi nella vita sta faticando, di chi magari nel segreto delle nostre case vive il dolore della solitudine. Gli uni agli altri, partendo dal prossimo più prossimo che abbiamo. L'Eucarestia è la lavanda dei piedi, è il dono della presenza di Dio in quel pane che ci viene offerto, in quel pane che non abbiamo meritato, ma che diventa ristoro per il nostro cammino. Ci vediamo domani.